Questa sera Paco indica un simp, Zeffo cerca di comprendere le emozioni umane e Avon contrabbanda plutonio dall'Iraq. Tra l'altro un sacco paura di quello che ci riserverà il gioco. Veramente un sacco paura. Tra l'altro io ho anche commentato sto post, no? Dovrebbe esserci, ecco qua la mia risposta. Un progetto finito? Beh, è tempo di provarlo. E lui mi risponde con... dopo 2 anni di programmazione mi sembra il minimo averlo finito, ma la sfida più grande è stata farlo tutto da solo. Comunque, dicevo, leggiamo un attimino. Il protagonista è un ragazzo adolescente dal passato incerto che desidera partire per la sua personalissima avventura Pokémon. Durante il suo viaggio incontrerà personaggi fuori dal normale e antagonisti speciali. Il nostro eroe dovrà attraversare la regione di Vadebo per annientare i piedi del malvagio Team Forgot, il quale vuole dominare il mondo intero e non solo. E già qui dovrei farmi molti punti interrogativi, perché il mondo intero e non solo non so cosa possa significare. E per farlo dovrà liberare un potere tanto antico quanto letale per la Terra stessa e tutti gli infiniti universi. Qua c'è anche... Ma no, vuole gli oggetti del millennio qua. Esatto, ma qua c'è anche un accenno al multiverse, tra l'altro. Quindi... Questo è il mio primo fangame creato con RPG Maker e oltre a me ci sono state molte persone al progetto, scherzoni, sono da solo. Abbiamo addirittura 2 regioni. I protagonisti sono dei fittizi riferimenti a Brock e Lucinda, chiamati Perché Brock e Lucinda? Non lo so. Chiamati rispettivamente Brock il broccolo e Lucindo. Che cazzo ho appena sentito? Non lo so. Si potrà comunque cambiare il nome, tranquilli, ci mancherebbe. 2 nuove regioni, Vade e Iridia. Ok. Quasi nessun Fakemon. Ok. Okay. Nonostante il punto precedente ci sono 35 Fakemon. Ok. No, aspetta, cosa? Tileset di... Tileset del Game Boy Advance. 50% delle mappe create da me, 45 esistenti e il 5% viene da Essential. In che senso viene da Essential, scusa? Orco. 2 set di capopalestra, 2 leghe Pokémon. Create un sistema di trofei per tutto il gioco con premio finale se riesce a ottenerli tutti. Ok. Il sistema di guadagno soldi è dimezzato, ok, tutti i Pokémon saranno ottenibili, ok, i leggendari saranno ottenibili, sono presenti errori di battitura, moltissimi errori di battitura, i personaggi sono ispirati... Scusami un attimo, aspetta, lui prima non aveva detto che i Pokémon erano quasi tutti ottenibili, poi dice che tutti i Pokémon sono ottenibili, in che senso? Non ne ho idea. Personaggi ispirati a persone reali all'interno del fangame presenta un linguaggio molto scurrile e blasfemo. Nonostante tutto, le parole più pesanti sono censurate. Ok. Mi dimezza il lavoro di mi dissocio ogni 2 secondi. Perfetto. Inserito un sistema di livellamento dedicato agli IV, chiamato Dojo Pokémon. Ok. Alcune evoluzioni sono cambiate, soprattutto quello tramite scambio. Sì, ok, questo qua me lo aspettavo. E... Direi di cominciare. Oddio, quanto è alta però la musica. Allora, vediamo un po'. Title screen con logo Pokémon scontornato male, tra l'altro, vi faccio notare, quindi cominciamo già malino e... Pokémon versione Valde retro. A parte che il font sembra un incrocio tra qualcosa di Vaporwave, ma fatto malissimo. Ecco, sembrano i font dei primi anni 2000 su Word. Quelli Madonna. Quelli sparaflesciosi. Perché c'è un verso di Lainun, scusa, bello. Datemi 2 secondi, vi prego, perché questo gioco comincia a starmi sui coglioni. Yeah, abbiamo già perso Paco. Guarda quanto è grande, ma che cazzo. Perché? Io vedo il cursore enorme. Sì, lo so che lo vedi enorme. Io vedo tutto quanto gigante. Lo so, Wait. Perché a quanto pare questo qui ha detto no, si può giocare solamente in full screen, a casissimo. No, perché tra l'altro il gioco parte normalmente, però dopo va in full screen. Così a caso.
Vabbè, ma così ti senti più a casa, no? No, più... per niente. Ti senti più come se fosse un gioco vero di Game Freak. Tra l'altro vi faccio notare, cioè non ci sono maiuscoli, non c'è niente, sembra un gioco veramente fatto in fretta e furia. Vedo che Paco è proprio contento. No, non c'è una maiuscola! Non c'è una maiuscola che sia una, davvero, nessuna. Alcune persone e Pokémon si misurano tra loro per rafforzare il loro legame. Ma non preoccuparti, imparerai andando avanti con gli anni. Ok? Senti una cosa, Gianni, quanto dura sto gioco? Sei Brock il broccolo oppure sei Lucindo? Se scegli il personaggio femminile sappi che si riferirà a te come maschio. Madonna, va fuori dallo schermo, dai! Boh, come ci chiamiamo quindi? Pippo. Uela! Uela bella gente! Bella gente! Ma sta volando! Il gabibbo che vola! Non sapevo che cazzo fosse una parola così forte da essere censurata. Ma partiamo subito con una domanda. Voi volete diventare allenatori di yokai, giusto? Pokémon. Io... presente yokai Pokémon. Io quel, mi sto sentendo... gioco lì. Sì, 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 io mi sto sentendo molto male, però. Vabbè, andiamo dalla... zia, sicuramente vorrà capire che fine ho fatto. Che fine ho fatto? Che fine ho fatto? Non è cambiato nemmeno l'allenatore, c'è ancora... Che fine ho fatto? Sì. Che fine ho fatto? Sì, lo so, non dirò niente riguardo. Che fine ho fatto? Sì, lo so. Che fine ho fatto? Ho capito. Oddio, che fine ho fatto? Pippo! Ciao Pippo, come va oggi? Bene, che zia. Che fine ho fatto? Stai zitto! Cazzo! Sembri un disco rotto. Madonna santa. Che fine ho fatto? Scusa, puoi ripetere, non ho capito molto bene. Bene, zia, posso aiutarti in qualche modo? Certo, vai al centro commerciale. Bene, io aspetterò qui con l'accento. Questi non sono errori di battito. Come corre? Controlla il Pokégear, bravissimo. Oh, oddio, che schifo. Ma c'è la casetta delle lettere sopra la casa, fammi capire. Ok, I guess. Ci sono tantissimi errori. Non uscirete mai più da qui, miei piccole loli. Io mi dissocio. Che cosa? Non è vero nulla. Oh, ma sei tu Pippo, cosa vuoi? Niente, l'ho vista qui con l'accento fuori da casa e ho voluto salutarla. Ma porca troia, Pippo, senti, visto che sei qui, che dici di fare una commissione per me? A Genji City vive mia sorella. Dalle questo pacco misterioso che non apparirà nel tuo zaino, ma ci sarà comunque. Consegna il pacco misterioso a Genji City. Grazie molto, Pippo, conto su di te. Prego, signora. Tra l'altro vedo che ci sono degli errori di mapping su quella casa. Oh, santo cielo, fammela vedere meglio. C'è qualcosa veramente che non va in quell'edificio. Non riesco a capire cosa, ma c'è qualcosa che non va. Hanno intonacato una finestra. Forse solo quello il problema. Non vogliamo nulla, vattene. Ma se io resto qui? Ok, non si trigger. Restassi anche tu, Cristo Dio. E Marron Merde il fangame. Siamo lì vicini. Stiamo giocando a briscola. E qui gli stronzi stanno barando. Vabbè, non posso dirlo. Ma cos'è che adesso dovresti fare quella battuta? Non no? lo farò, non lo farò, non lo farò. Perché quel cane... Allora, io mi dissocio da delle bestie. No, tu devi dirlo. No, allora. Quel cane c'ha il re. Tuona con l'asse. Però, mi dissocio dalle bestemmie, ma questa scena è molto verosimile. Paco, dall'alto della sua esperienza con... dei vecchietti al bar che tuonano con l'asse quando hanno il re. Certamente. Questo è un incrocio fra Scarce Edition e Marron Merda, comunque. I giovani pieni di energie, io a loro età spaccavo le pietre. Boomer. Meme da boomer. Beh, adesso spacchi i coglioni. Sì. Ci sono tanti di quegli errori in questa mappa che non so da dove cominciare. C'è qualcosa che non mi quadra di quella cosa. Come faccio a parlargli in questo modo? Premi il pulsante per parlare con me, seleziona quello che devi prendere. Ti avviso però che ultimamente noi commessi del Pokémarket stiamo facendo dei corsi per imparare l'inglese. Tu dovresti imparare l'italiano più che altro. Non c'è altro? Finisce così? Ok. Oddio, fermi un attimo. I classici bambini maleducati che lasciano le bici per strada, io li picchierei uno ad uno, mi dissocio.
Gioco appassionante comunque, devo ammetterlo. Ma fino adesso che cosa abbiamo capito di, della tra, della terama di della, te, della terama, non lo so. Ah no, c'è un percorso est. E questo che dice? Incredibile. Ora puoi passare XD. 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 In che anno siamo? 2006. C'è la strada che praticamente è tagliata di netto. E anche questa. Cosa abbiamo qui? Un novellino. Per passare di qui, andare dal prof Enedi e avere la medaglia di Villam. Oh, non hai la medaglia, non posso farti passare. A meno che tu non mi dia. Queste mappe sono a livello di B-Sharp comunque. Cioè, ma del B-Sharp agli inizi proprio. Che brutto. Vabbè, perché invece poi è diventato un grandissimo mapper. Uè, carissimo, da quanto tempo? In realtà non ci siamo mai visti. Questo spiega il perché non mi ricordo di te. Ridi al meme. Dove vuoi andare? Ah, così. Allora. Andiamo a Yoto. Non era piedi. Cosa, scusa? Cosa? Ale? Cosa? Tutto bene? Sì. Quello è un JPEG tagliato dal professor Helm? Oddio! Mio Dio! Cazzo, ma io sono curioso degli altri professori adesso, saperlo avrei salvato, cavolo! Ti vedo un po' strano, tranquillo, sto bene, quello che vedi è una distorsione dovuta al collegamento tra le varie regioni. Perché probabilmente era tre. Questo cade anche... Rowan. Viene qua apposta. Rowan, mi dispiace un sacco, sappilo. Oh mio Dio. Non posso neanche parlarti, tra l'altro. Quid ni scegli Totodile? Sacramento, Pippo, ti ho detto di aspettare un momento. Ma professore, ho preso il mio primo Pokémon dalla sua macchina di teletrasporto. È impazzuto, ma tantissimo, è un pazzo furioso criminale infame manigoldo puzzone. Voi volete uccidermi, bestie schifose. Monca? Il professore è un pazzo. Oh, mi sono mutato per sbaglio, scusa. È fortissimo. Grazie, lo so. Grazie, Paco. Infatti non mi sentivo più, ho detto boh. Che strano. Ma... è un gioco di merda, Pao, che cosa pretendi? Pretendo il minimo indispensabile, onestamente. No, anche le mosse in minuscolo! Voi che vi aspettate Pokémon Xenoverse, questo qui è il vero gioco RPG che dovete giocare. Pronto, polizia! Quell'uomo o è iperabbronzato o è Majin Buu che ha assorbito un vecchio. Oh, ma è proprio un bel Pokémon. A proposito. Mi sono perso cosa? Non riesco neanche a leggerlo. Ma c'è da dire che quello spiazzo lì non è. Lo sta picchiando! Male. Lo sta letteralmente picchiando. Mi sa che è un po' dead quel vecchio. Si batte su Gennaro Bull nel 2020. Secondo me ha ratata al... Di cosa fanno? Non ho capito. Allora, ci ho scritto con la A grande, è chiaramente un errore. Lo so. Quello non è un Pidgey, è uno sgorbio. Quello è uno sgorbio, chiaramente. Sembra un vecchietto fuso a un piccione. Ma non era un Pidgey, quello è uno Spearow. Vedi, Pippo, questo è un metodo dato per cazzare un Pokémon. Prendigli i punti in ferro. E Nea ti punta il ferro, che fai? Se n'è andato veramente un cipino. Vabbè. Sì, me ne sono andato davvero. Sì. Fai schifo. Ho imparato Velenpolver. Torna solo se necessario. Grazie.
Ridi al meme sul sesso. Ridi al meme sul sesso, ti prego. Ridi. Ma fosse la finestra, No, fosse la finestra. Non è la finestra, è Cristo, è praticamente larga un metro questa casa. Larga un metro. Cioè già io non ci passerei praticamente. No, a parte, oddio, no, no, no. No, 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 ha combinato uno scaffale alla TV, ma che cazzo? Quello è lo scaffale di Pokémon Rossofuoco. È un tubo catodico. No, un tubo catorcio. Tubo catorcio. Tutto bene, signore? Vuole una mano? Oddio! Ha sempre detto che... Questa è eroina. Mi dissocio. Ma c'è qualcosa che non va. Sono vecchio, c'hanno un computer. Sì, dopo guardo la smeraldo vicino a un lavabo. Sì, buongiorno, sono a me, polizia, piacere. La denuncio per cringe. Che è successo? Che è successo? Oddio. Che è successo? Ci siamo trasportati. Ma sì. Oddio santo. No, aspetta, è camminato sul vaso. Ah, no. Ma Paco, esci un attimo, ti prego, esci un attimo. Ti prego, esci un attimo. Ok, ora prova a rientrare, dimmi se lo noti. Oh Cristo! Bello il bordo nero. Bello il bordo nero della mappa, mi piace. Le montagne sono chiaramente fatte da indonesiani di YouTube. No, no. Ah beh, gli indonesiani fanno le montagne mentre gli indiani fanno le case. Le palafitte, le case. Oddio! Ma... Oh madonna. Minchia che culo che ha quella. Scusa, puoi ripetere. Ops. Scusa. ho fatto l'insel, scusa. Ops. No, anche... E va bene, oltre a stronzo e apatico sei anche stronzo. No, aspetta. Stai zitto. Da ora in poi conquister... No, aspetta. Stai zitto, da ora in poi conquister... Oh, tutte le medaglie di... No. Perché prima usa la accentata e poi mette la O con l'apostrofo? Thank you.